C'è una palla, è una palla. Sentite, c'è una povera bestia che sta soffrendo e non è Nicola. Bentornati, Baldo con il Ma guarda, pubblico. Guarda che bell'acqua. Cioè, guarda che bella, guarda che bel. Bellissima. Allora, c'è il pubblico, salutate. Ciao ragazzi. Facciamo le cose Ciao ragazzi. cringe Nel noi. pubblico abbiamo anche uno stuntman professionista che non ha mai affrontato una situazione così pericolosa. Ah! Lo stuntman non è Nicola, ricordiamo. E neanche la povera bestia. Bravo! Ma quindi quelli sono immortali. Mi ha fatto male. Allora, dove eravamo Ma no, ma arrivati? l'ho rotto subito l'ultima volta. Madonna. Mocca, ma. Mocca. Ma è imbattibile. Ah, deve stare con la lingua fuori. Oh, mamma mia, ragazzi, che combattimento. Allora, che cazzo dovevamo fare? Non mi ricordo. Non lo so, però mi ho detto dobbiamo fare questa cosa. La bomba dei gufi, senza di quella non si va avanti, La eh? bomba dei gufi. Dopo il pallone di Maradona, la bomba dei gufi. Riprendete quella palla, se no rompere i coglioni tutta. Mannaggia. Ho Bravo! Grande! fatto una cosa. Grazie. Pozione rossa. Oh, quel ponte non l'abbiamo mai attraversato, eh? Oh. Chi ha sbattuto la palla? Si è sbattuto. Si è fatto male? Allora abbiamo in ripresa. Scusa, ma c'è in ripresa? Perché ha piato una mazzata di quelle. Potrebbe esserci in Non ti parte. preoccupare, Paolo, va benissimo. Lucriamo su Paolo, diciamo, il nostro operatore poteva morire. Commozione Il nostro cerebrale. operatore poteva morire. Però immagina che brutto se tu rischi una commozione, l'unica cosa che ricordi è Baldo. No, no. Già quella. Comunque un colpo te lo deve dare, se Ti no. alzi la bomba dei tutti. Ma tu! Ma tu! No. È completo. Poi questi droppano delle cose importanti. Però ti tritano pure di mazzate, mi Che sono sembra. difficili, perché hanno un tempo, anzi, droppi una volta poi. Quindi sono effettivamente delle chest viventi. No, no, dov'è il tasto del suicidio? C'è? Bravo, bravo. Tirollo dappertutto, Madonna, tirollo. grande, grande. Per procura gli hai menato. Madonna. 50, vedi che Mamma droppano. mia, cioè vale la Ma dove pena sto rischiare andando? la Io vita. sto andando, ma non A so me pare dove. sempre lo stesso Allora, posto. fermi tu. Dovevamo andare. Sei esattamente dove dovresti essere. Aspetta, per risolvere la polvere di rinnovo. No, questo. No, qui. La La pompa. polvere di Sto rinnovamento. andando giusto. Stai andando giusto. Salutiamo la mamma di quello che batte. Ma scusa. Che batte. La mamma che batte di quello che La batte. botte è forte sempre, lo ricordiamo, e 1 euro non ci paga. Senti, Piuma di passera. ma scusa un attimo, tu dove stai andando adesso? Non lo so. Da mappa, no? Apri un Però attimo. guarda, posso stare piano piano. Quanto è brutta questa cosa che si caga sotto quando si para, però. Ok. Oh, No, di perfetto. qua si va altrove. Ho capito, ma a me pareva che dovessi andare da sto Ma che è sta cazzo di il Non lo so, so panda? già due che ne vedo e mi mandano in confusione perché mi pare di stare sempre nello stesso posto. Secondo me non devo andare di qua. Sì, di qua, di qua, di qua, di bravo. Senza cadere perché qua è mortale la caduta. C'è Lorenzo che sta avendo Sto morendo per lui. sta, oh mio Dio, mio Dio. Sta avendo degli orgasmi. Non può, Ok, posso. puoi scendere qua, è fatto apposta. Questa è l'altezza massima dalla quale puoi saltare. Dopodiché c'è la morte. Il fan conferma. Sì, Vero? È vero? grazioso.
Per Baldo è rischiosissimo. Baldo. Beh, ma io non so che cazzo sto facendo. Oggi abbiamo uno stuntman professionista. Ma dove me l'ha sparata? Come ho fatto arrivare tanto? Ok, quando un oggetto cade sull'acqua viene traslato nella direzione... Come passi? Questo albero secondo me aveva delle... Ah, pensavo che fosse un, sai, una di quelle cose magiche che tu... Invece no. Ok, Non so cosa... Apri un attimo la mappa, scusa, vediamo se è riportato... Allora, tu dovresti andare tipo così. Giusto? Dove stai? No, ho bisogno. Perché ha cambiato direzione? Guarda la freccia di Baldo che cambia direzione. Quindi non indica. E allora non ci recupereremo mai. In base agli obiettivi. Ma poi perché come cazzo gira senza senso? Verso il cazzo che lo frega. Lì punta l'obiettivo. In questo caso punta altrove. Come cazzo ci facciamo? Odessa, le Arboris, fiore puro che sostituisce quello a vizio nel bosco. Cioè noi dopo 11 ore di gioco ci rendiamo conto che la mappa mostra direzioni a caso. Ma con una cattiveria. Bastardo. Però ragazzi, Natale è vicino. Natale è vicino, quindi? Siamo tutti d'accordo. Per acquistare Baldo. Un regalo. Sì. No, la guida no, ti ho già capito. La guida no. Rocco è il diavolo tentatore, è l'ultima tentazione di Però Cristo. Ho comprato la guida di Cyberpunk. Questo è vero, l'ha comprata, ha pagato 30 euro? 24. 24 euro, i meglio spesi di questa settimana, senza ombra di dubbio. E dico di questa settimana perché quando abbiamo comprato alcune cose ultimamente, insomma... Ma dove cazzo sono? Ma se tu clicchi seleziona non te lo fa vedere sulla mappa. Seleziona. Ah. No, pensavo che spuntasse qualcosa. Mannaggia, Yuri. Se io vincevo, l'idea era buona, ma il gioco no. Guarda, la freccia non indica dove vado. Se io mi giro in sotto, punta sempre in su. Se mi giro di qua, punta sempre Cazzo. In su. Cazzo. Io allora come mi sono orientato fino a poco fa? O puoi orientarti indicativamente andando di qua. Sempre e comunque, perché sappiamo che devi andare di qua, devi fare esattamente quello che faresti guardando la mappa. E tu stai facendo esattamente l'opposto. Vedi? Vabbè, la direzione è quella, però la freccia no. Mi devo orientare col sole. Perché non mostrano una mappa? Scusa. Perché è un ottimo game design. Guarda, ci stanno tante belle intuizioni, ma tanto culo. Tanto culo? Nel senso a culo. Ah. Comunque qua secondo me in un certo libro ci potrebbe essere scritto come... Sì, sì, sì. Nella guida dici tu. Eh sì. Ma allora devo andare dalla guida. Immagino un mattone gigantesco, ragazzi. No, la guida sono due pagine. Però... c'è scritto potevi comprare altro. Come su Cyberpunk c'è scritto, anche di Cyberpunk c'è scritto usa la katana. Usa la katana. Ok, sono ritornato su qua. Questo qua c'è sfiore. Ecco, questo è il fiore. Eccolo. No. 5 dindi. Ma... sembrava una cosa ultra epica nel tempio. 5 dindi. Un dindo. C'ho la trova. Mi sto allontanando. Stai sempre là. No, mi sto allontanando. È un incubo. Sei sempre fermo lì. È quello? No, quello è il fiore. Scatia. Senti Fry come si diverte. C'è Fry che sta mordendo un giochino di gomma, facendo il classico rumore che fa il cane quando morde i giochi di gomma. Senti, secondo me devo andare di qua. Sì, la direzione dovrebbe essere questa. E devo attraversare il ponte. No, ce l'ho in mente dove devo andare. Bravo. Ancora. Vedi che devo seguire le pietre. Le pietre ti danno un'indicazione, secondo me. Ma c'è la zampa di un gatto sulle pietre, non c'è mai stato sono un gatto. C'è Madonna! Il gatto obeso. Che bello che è il gatto obeso. Madonna che. Mario, ma.
Ma c'è un gatto nel gatto, scusami. Ma tu hai già giocato a questo gioco? Ma io no, però Naneko, perché Neko vuol dire gatto. Ok, quindi ci siamo. Un gatto nano, il Naneko. Io non so dove siamo, non so perché siamo qua. Quanto sei lontano dall'obiettivo? Questo gatto che è? Più... Ma è un suricato. Sì, è vero. È Timon, ragazzi. Posso rubare? Poi che colore? Il campo celeste. Eh beh, questa è la cittadina. Vabbè, dai, ci dove sta, i gatti sono. Anche il dialogo con gli animali è molto bello. Vabbè. Il gatto è disperato, non riesce a passare dall'altra parte. È l'unico. Si mettono in piedi come se stessero di guardia. Non carine, può passare. Però, è carino, mi piace un sacco il design dei l'art design. Ma anche i colori sono piazzati con gusto. E il resto che è piazzato con malignità. Peccato, perché un dindi. Ma a che mi serve andare qua? Questo è il... Queste sono le case. Ah sì. Sì, sono io. Le cucce. Ah. Devi trovare l'oggetto con questo simbolo per poter chiavarlo là dentro. Devi trovare i 26 pezzi della chiave sparsi in tutto il cazzo di mondo. Però ragazzi, questa lettura è un pezzo fondamentale. Ancora la guida. È scritto nei componenti, l'ho letto. Sì, sì, lo so, la guida va usata. Ma in tutto ciò io che ci faccio con i gatti, mo? Scusa, guarda la mappa, in che punto sei rispetto all'obiettivo? Il gatto sembra uno a cui hanno rubato, tirato un gazzotto nello stomaco. Cioè quello è il gatto fotonico, quello è... Allora, hai un messaggio da leggere. Il messaggio è: il giro della torre è finito, già fatto. Ma guarda che mi sa che ti sei avvicinato, No, sta dalla parte. Porca di una gran puttana, mo sei sopra. Forse prova di qua. Magari devo andare... Madonna! Pensavo che stessi... Devo andare da Ranocchio Stronzone qua. Chi te l'ha detto? No, è l'unico che parla, di solito... È là sopra, ragazzi, hai visto? Sì, è là sopra, però il problema è che tu non sei nella zona dove dovresti essere. Ti esco fuori dalla mano. Ma sbaglio o c'era una missione dove dovevate trovare Ranocchio? Ma c'è una missione in cui devi fare qualsiasi cosa, nel senso... Se guardi le missioni ti tocca fare qualsiasi cosa. Non c'è una cosa che non vada bene, ecco perché... Ma io dove cazzo devo muovere la corrente come i salmoni? Devi guardare il fiume, Questo c'ha... Siamo più in piedi, no? Poi guarda come si piegano male, raga. Ma proprio non so che altro. Sacchetto di polvere piccolo. Con ali d'insetto. Hanno preso il grande mago piccolo e l'hanno polverizzato là dentro. Vai, sei dal rospo. Che c'è in goccia questo? E... Che cos'è? Una melanzana in ciabatta. Ci si rivede, Kra, vedo che la tua avventura prosegue. Nore aveva ragione, qui significa che deve essere il prescelto. Sempre più forte dell'ultima volta che ci siamo visti, forse puoi aiutarmi a recuperare... Il mio strumento musicale, uno stupido gatto me l'ha rubato mentre dormivo, ti insegnerò una nuova canzone. Oh, questo mo ci dà la canzone del... Il gatto lo ha mangiato, devi aprirgli lo stomaco per... Parlo col gatto. Hai visto? Si mettono subito... Sì, ma normale, non c'era l'animazione del fatto. L'animazione della cosa è bella perché sì. Fanno quei 45 gradi perfidi verso che da lì sicuramente casco. Perché se no io lo voglio spingere di sotto. Come l'assicurazione, vero? Fra, e basta. Fra, vieni qua, Fra. Ci hai mezzo ucciso un collaboratore, Fra. Basta, Fra, è bravo. Niente, io non so che fare. Però vorrei tanto buttare il gatto di tutto. Ma adesso? È la rana. Toddy, che cazzo di verso. Ma dove sta il mandolino? Baffi neri e mandolino, cercalo. No, un gatto non andrebbe mai in una casa.
Porco di un... È la prima volta, no, dopo anni, che riesco a beccare i pipistrelli. Che riesco a beccare la, il segreto sotto le cascate. Lo aspettavo da anni questo momento. Adesso nessuno mi potrà più dire non c'è niente sotto la castagna, la cascata. La castagna. C'è sempre qualcosa. Questa è l'erba amata dai gatti. È l'erba gatta. Un odore un po' strano, non fa bene agli esseri umani perché causa problemi allo stomaco. Tuttavia è un ottimo per i gatti. Affanculo. Guarda che bella l'acqua. C'ho quella. Valeva proprio la pena trovare il segreto. Però ho trovato l'erba gatta, secondo me. Ma che nervosismo. Porca loca. Ma non si può ammazzare. Ma non si può ammazzare. No, mi sa che ta. Scusa, ma questo non si potevano uccidere. No, questo mi sa di no. No, non si può pensare. Non si può ammazzare. Non si può. Che cattiveria comunque. Non è che devo piantare l'erba del cazzo qua, sennò. Penso che questo dovesse fare basta, perché mo devo mettere l'erba gatta da qualche parte. Ma quindi Fry durante le vacanze viene con voi? No, no, no. Ah. No, perché c'è freddo, sennò me lo porto sempre. C'è freddo? Allora lui c'ha il pelo. Ma non c'è paura con la neve, stiamo sempre in mezzo alla neve. Si piglia una... Un coccolone. Una cancrena alle zampe. Quindi che cazzo devo fare con l'erba gatta io? Non lo so, si è aggiunta una missione comunque da... Invece di risolvere. Sì. Cioè ogni missione che fai te ne il apre 18. Il mandolino. Adesso sospetta che un gatto gliel'abbia rubato mentre dormiva. Ma sei un gatto... Ah, illuminante. È sicuramente il gatto quello fotonico. Il gatto alfa. Eh sì, potrebbe essere il gatto quello grosso e bianco. Quello con la cosa che c'aveva i baffi, quindi il mandolino ci sta tutto. È giusto. Fatto apposta, dici questo? No, no, all'ingresso del villaggio, no, c'era un so, grosso... Allora qua si può salire, ma non so come ci si possa salire. Forse da qua li ho buttata sopra. Sì, devi, madonna, però c'era un gatto grosso. C'era un gatto grosso bianco con i baffi grigi. E dove stava? All'inizio del villaggio dei gatti. Non l'hai visto? Era enorme. Ma ci potevo parlare? Penso di sì, dava proprio l'idea di essere il capo villaggio, nonché appassionato di mandolini e musica neomelodica. Esatto. E quindi dove stava? Devi tornare giù. Di qua. Ehi! Ehi! Io non l'ho visto. Però secondo me qua non mi fa mettere tipo l'erba da... Allora, era proprio all'ingresso del villaggio, quindi... Da queste parti, effettivamente. Piglia sti 5 dindi. Mamma mia. 5 dindi. Vabbè, prendi un dindo. Ah, sempre 5, grande. Piatto ricco. Oggi sei proprio profetico. 5 dindi, hai preso 15 dindi. Ma dove cazzo va? Ma è questa musica che sente il mandolino che sta suonando? Sì, è vero. Potrebbe essere. Fry, vieni qua. Un gatto ladro che ha rubato il mandolino. E di qua, per esempio, non ci siamo stati. Ma scusate, all'ingresso ce l'hanno fatto vedere il gatto. Eccolo. Eh sì, era una cazzina. Sta qua in zona. Io non l'ho visto, per quello mi stupivo. No, ma era nella cazzina, quindi ci deve essere da qualche parte. Cioè l'hanno proprio fatto, l'hanno fatto vedere perché era enorme. È l'ingresso dell'area. Perché le missioni no, ma l'ingresso dell'area devi... Cioè che poi me li immagini i commenti, per una volta che esce un gioco che non ti prende per mano.
Oh, sì, prendi il corno dei gufi. Amore mio, come... Vai. In questo mondo fantasy, se suoni zarrillo si aprono le porte. Questa cosa è tremenda. Scavalcamenti di campo come se piovesse. Ma dove? No! Ma c'è il gatto! C'è il twistatore! Madonna! Forse non avete capito. Lo devi buggare, si sa. No, è tosto fa bagarro, è No, che cosa dici? No, che cattiveria, porca puttana! Che gattiveria! La gattiveria... E mo? Scusate. E mo? Ma io qua ci metto un anno. Con Bacqua te la devi fare. 10 minuti ci ha messo. Giocatori si chiama, hai visto? Giocava nell'Arsenal del 97. No, un gol, one shot. Vabbè. Ok. Salgo su. Così salgo. È la mia tecnica per non mangiare ogni volta che mi uccido. Hai ragione. Bravo. Ah, lui è un campione di queste cose. L'ottimizzazione del salvataggio. Non è che lo voglio dire solo con l'occhio. È rosso, sì. Però devo tornicarmi, capito? Guarda che in sovraimpressione sullo schermo ci sono dei... È molto bella questa idea, cioè... Mocca mammina. Vai, vai, verso di veramente... No! Vabbè. Ma perché non lo prendevi? Ok, vai. Non mi riappare da qualche altra parte. Perché... Dio, quanto sono brutti, sì. È morto. Ah, è facile. Ah, bravo Nick. Era facile. Mandolino. Oh, mo devi solo ritrovare la notte. Questo forse è la cosa più... Chissà se era una cosa. Ah, me l'aspettavo più complesso, invece è stato molto. Cioè, l'ultimo che ho fatto era un macello. Ma perché l'ultimo l'hai buggato e forse era. Non avrei mai ucciso senza bug. Ma anche perché quell'altro mi sa che era più pericoloso, sparava il laser. Infatti mi aspettavo sparasse il laser. No, non è qua. Comunque farei una bug. È vero. Un cane un po' con la laringite, ma un cane. È vero, cane, è la paghi di cane. Comunque tutto questo non è sul cazzo di qua. Infatti, dove cazzo sta il capovillaggio? Secondo me appare quando fa il mandolino. Lì, c'era un... Eccolo! Ecco il gatto grasso! Che pure lui non ti dice... Cioè veramente, miau miau mao! Tutto qua? Sì. È un mio più grasso. Ma è cinese. Ok. Grazie Bartro! Strumento musicale. Oh, ma se ti dà una nuova canzone. Mo mi dà la nuova canzone. Si sono scordati di mettergliela la canzone.
che cosa serve la nuova canzone. Sono molto curioso. Capisci dove andare. Ti immagini veramente ti mette dei segnali per guidarti? Ma no, sarebbe però incredibile. Però mi ha rotto i coglioni, posso saltare? Sì. Canzone dell'occhio della mente. D'ora in poi potrai ricordare quello che vedi. Qual è la meccanica di gameplay di questa cosa? Scusami, potrei ricordare quello che vedi. Non è che la mappa tipo rimane completa completamente così. Ma mag, fai gli screenshot. Fai gli screenshot. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Cioè, veramente io mi sono fatto un culo per trovare il mandolino, per capire tutta la puttana della mamma. Te ne esci. Noi già pensavamo, abbiamo preso la mappa, comparirà sicuramente. Ma perché? Certo. Ma cioè gli screenshot li puoi fare anche con la console. Cioè li puoi fare con la console. Ho capito che è un gioco vecchio, però cioè 30 anni fa mi avrebbe veramente stupito. Ma che fa gli screenshot? Cioè, ho capito. Non serve a nulla questa abilità. Cioè, non ha senso, non ha senso. Cioè, avrebbe senso se facendo lo screenshot poi sulla mappa uscisse un indicatore. Avrebbe già senso. E avrebbe sì, ancora ma tu più mi senso. Mi fai fare tutto quanto questo baratan di cose e poi mi dici. Questa è inutile, è un'altra cosa inutile. C'è un muro invisibile. Dark Souls, e tu? Devi colpirlo il muro, in Dark Souls devi colpire i muri. Che serve tutto questo spazio vuoto? Presto o tardi lo scopriremo. No, ce ne stanno tanti spazi vuoti. Vabbè, ma per i DLC, no? Che noi compreremo se escono. Ma perché uscirà il DLC di Baldur? Tutte 26 le persone che l'hanno comprato possono avere dei contenuti aggiuntivi. Ma anche il DLC digitale. DLC Baldo si muove da solo. Le ginocchia robotiche. Ok, non è servito a niente, proprio niente. E quindi ritrovare la polvere di rinnovamento. Sì, infatti mi sa di sì. Dai, troviamo sta polvere di rinnovamento, dai. Ho capito, ma dov'è la polvere? È la nostra missione. Poi io se vi vedo cercare qualcosa sul cellulare, li sento troppo in silenzio, non per altro. Io vi meno. Posso? Almeno io posso? No, tu manco. Come no? No, perché a me e tutte le persone che guardano il gameplay dà fastidio sto fatto. Mi dà fastidio? Ma scusa, se uno guarda la guida e poi si sta zitto zitto. Ma non posso mettere tipo un seme di bobo qui? No. Volevi piantare l'erba gatta? No, il seme di bobo. So che fare, ma io non so che fare. Allora, il tuo obiettivo è che è lì. Ma vedete che ci si arriva dalla foresta moccia là? Guarda chi sta vedendo. io mi picchio. Se sento dire no, come vi faccio uscire allora, fuori? Allora, noi possiamo. Noi, perché adesso vengo a vedere anch'io. Noi possiamo. No, perché poi vi tenderete a rompere i coglioni. No, al massimo ridiamo un po' quando sei molto fuori strada. Ma questo mi manda ancora di più fuori strada, capito qual è il problema? Vado di qua. Qui non ci siamo mai stati. Sei sempre lì, è incredibile. Sono sempre più lontano. È incredibile. Non ti muovi di un metro. E io vi meno. Come si chiama il film? Il reagiramento di padre. Ma poi scusate, ma sono inglesi quelli che hanno fatto questo video? Italiani? Ma gli sta a piacere? In questo episodio facciamo la polvere del rinnovamento. 40 minuti? Come 40 minuti? Oh! A proposito di 40 minuti, fammi vedere da quanto stiamo registrando. Da mezz'ora. Madonna, ma come vola il tempo con Baldo? Non so che fare. C'è un mostro qui. Devi fare la polvere di nuovo. devi passare. Okay, da una putta. Da questa cosa già si dice che la polvere non va trovata. Ma va fatta. Però avete rotto i coglioni, posso? Però, perché, scusami, perché c'è un indicatore allora sulla mappa? Eccola, qua va fatta. Lì va fatta. La caverna. Vedi la mappa dove sei? Vedi che sei esci 50 dindi. Perché io sono bravo a trovare cose.
Polvere piccolo. Vai, vai, infierisci. Vabbè, solito occhio. Porta dei gufi. Madonna, raga, comunque stiamo andando avanti. Non è la direzione che dovremmo prendere, ma stiamo andando avanti. Adesso state facendo cose che serviranno dopo e succederà un casino. Ecco tutti quei spazi vuoti, quelle aree vuote. Un bel dungeon, dai, un bel... Sì! Oh, no. La Cina. Ma questo mi dà un cazzo di solito. Di niente, però. Tu sottovaluti. Infatti, sottovaluti il valore di un cazzo che arriva così a gratis. No, ho sbagliato. C'è chi non ce l'ha e lo vorrebbe. Tipo gli angeli. E sei caduto. Però sapete qual è il problema? È che neanche guardando si capisce. Ah sì? C'è qualcosa, dei trasporti, la destra, la sinistra, il là. È difficile da spiegare, cioè non posso spiegare. Poi ci stanno luoghi che non ho mai visto. È una magia di palle. Allora scusami, bravo. Durante le vacanze di Natale io mi prenderò Baldo. Te lo finisci? E io giocherò Baldo. Solo con la guida. Solo per diventare una guida vivente. Io farò la guida. Però tu pensi che ti ricorderai? Non credo. Però io. Vabbè, ci sono delle cose che ti rimangono per forza impresse. Tipo questo enigma qui, io non so come stai facendo, ma l'hai fatto. L'hai fatto. Buongiorno. Oh, okay. Sti 5 dindi. No, dai, non ci sarà un premio. Sempre la runa del potere. La runa del potere. Non capito ancora che serve. Ma mo ne avrai 50.000 di rune del potere. Ormai dovresti essere in grado di sfruttare il potere delle rune. Cosa? No, aspetta. Ci aveva il fumo, ha pensato che era la polizia. Spara al contrario lui. Spara bellissimo. Al contrario lui. Bellissimo. Ma c'è un handicap lui, poverino. Spara al contrario. Che capolavoro. Ti prego, dimmi che si sono buggati tutti i nemici. No, solo questo. Questo c'aveva l'handicap del contrario. Lo uccido perché secondo me non vale. Cioè tu immagina questo qua che va convinto. Madonna, se capita con un boss abbiamo fatto 13. Ok, Valle Solino, dove siamo usciti? Diciamo che la missione della prova di rinnovamento e cerchiamo di capirci qualcosa in... Sì dai, ragioniamo tutti insieme. Allora, Odessa, l'erborista della città di Rodia, ha bisogno di polvere di rinnovamento per creare un bocciolo di fiore puro che sostituisca quello avvizzito nel bosco dei Bobo. In questo modo potrà ripristinare l'equilibrio naturale. Nud sapeva, nud sach, come si dice in Puglia. La racina, che è la racina? È vicino a terra. Vi faccio un pensiero molto laterale. Se dovessi. Ma se cado muoio secondo me. No, qui bravo. Nel bosco di Bobo, per prendere magari il fiore vecchio, trasformarlo in polvere. Senti, tu hai visto la guida. Non ha visto niente. Non posso sapere. Però l'idea è giusta. Prendere il fiore avvizzito, polverizzarlo, reidratarlo. Lo so che è macchinoso, ma questo è Baldo. Ma perché, scusa, ma c'è scritto che devo andare da un'altra parte. È vero, però. Di solito è più o meno dove ti dice la mappa. Ah, devi andare. Io non ci sono mai arrivato in quel punto lì. Devi andare a Racina e prendere la terra. Terracina cosiddetta. Devi andare lì. Ma perché? Che cazzo è Terracina? Terracina. Per piantare il fiore dei Bobo. Ma no, non è come dici tu, però va buona, inneggia la manosca. Va, passa sul tronco. Oh. Ma tu, raga, quanto mi piace quando attraversiamo i ponti, perché vuol dire che siamo in una zona nuova, tutta la... Comunque posso dire che chi ha costruito delle scale che vanno in acqua è un po' figlio di puttana ci è.
Ah, questo funziona. Occhio, se si para poi di meno. Bravo! No! Bravo! Non è esperto. Sì, sì. Mi ricordo che i primi combattimenti con queste lucertole Nicola moriva, ma adesso no. Soprattutto se spara all'indietro. In quel caso è difficile morire. Fungo scatia. Beh, stai prendendo un sacco di funghi scatia. Però c'era, non si vede un una pesce sega qua. Qui, c'era. Più d'uno in realtà. Non è una carpa, non vanno così veloci. Una carpa al fiume va. Ok, ho ok, preso... dai, tanta roba. Ma è grande sto posto. No. Un robot addormentato, vai, 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 sveglialo come tu sai fare. Cosa c'è? Merda, curati. Sì, se proviamo queste più in realtà. Questo sì, questo era un grosso. Tosto? Perché questo qui è una parte della categoria di robot che ti dà i pezzi, se non sbaglio, per la palestra. Sì. La zona suprema, la palestra. No, one shot. No, mi ha tirato due botte. Sono rimasto. No, no, ma questo è facile. Tu dici che è facile? Io però un paio di dubbi ce li avrei su quei robot lì. Non mi pare facile a me. Ci vorranno 2-3 anni per ucciderlo. Ho sbagliato. No. Vabbè, però abbiamo capito, dai. Non ho detto che era facile. Ok, vai, vai, vai. No! No! Vabbè, basta riportarlo. Ah, no, no. Scemo. È veramente un coglione, scusami. cioè, vabbè. Sta facendo la piroetta, vai, vai, vai. Ballerine volanti. So bravo, ormai ho capito la dinamica. Bravo. No! No! Mi sta prendendo. Comunque è sempre un piacere vederti all'opera, se posso dire. No, ce la faccio, tranquillo. Era tutto calcolato. Mo fa il torcinello. Vai, vai, attacca, attacca. Vai, vai. Ma questo è bullying proprio. Ma come cazzo è morto? Quello sta morendo. Ma per sicuro. Tu sei sicuro che te lo vuoi comprare sto gioco, no? Diventerò la miglior guida su Pro Match. Ma io non credo che tu possa arrivare a fare... cioè... Comunque l'unica cosa è che è veramente pesante, cioè è una rottura di coglioni, fa sempre così. Sì, è pesanti. Dai! Bravo. Comunque veramente i box si è messe un po' a pene. Vabbè, fa il torcinello, vai. E so tre. Chissà quante volte dovrai fare questa cosa. Morto! Ah. Ma scusa, ma l'altro boss era invincibile. Sì. Ma no, forse era... Ma non ci faccio un cazzo, cioè è buono solo perché mi dà 200 dindi. 200 dindi con i quali puoi comprare? Un cazzo di niente. Un vestito per il freddo. Ma non so dove. C'è un'area con la neve dove non possiamo andare. No, io ti ho fatto vedere che si può andare. Sì, no, si può andare, però l'abbiamo fatta un po' frettolosamente, converrai. Dungeon. Madonna, ma perché la capra? T'ha fatto male? È impazzita, è impazzita.
Vuoi le corna? Madonna! Sei morto? No, non volevo che ne fosse per me. Ma quante novità, quante sorprese. Oggi proprio sta dando il Oggi Baldo sta dando tutto se stesso. Qua c'è un'uscita, però non so. Non so manco come scendere in realtà. Peccato che non è un ragazzino in salute, sennò bastava. Ragazzi. Cioè, secondo me Baldo finisce che questo ragazzino si sveglia e c'è lui malato a letto. Che sta effettivamente per morire. Sta immaginando tutto. Sta immaginando di essere un eroe. Però siccome lui poverino non ha mai saltato in vita sua, non sa che saltando da 1,5 metri puoi sopravvivere. Quindi nel suo sogno lui muore saltando. Bravo Baldo! Vista così è molto bravo. Non tanto bravo Nicola, bravo Baldo che hai deciso che... Che c'è tu? Sì, il corso di stato. Quanto stiamo soprattutto? 41, mamma mia. Nel DLC Baldo impara a non atterrare sui talloni. Ecco. Guarda. E le ginocchia ringraziano. Ma dove sto andando? Io non so se voglio andare da questa parte. Perché però. Ormai ci siamo andati. Cioè, è pieno. Il gallo. È pieno di punti di non ritorno, Baldo. Non può essere mangiato. Nonostante sia un uovo, c'è scritto. Ma lo puoi rivendere. No. Un dindo. Puoi entrare. C'è qualcosa nel cespuglio. Un dindo. Puoi entrare, ma non puoi uscire. È come la trappola per le seppie. Baldo ha sto problema con. Che poi è tutto uguale. Sì. Mi sto a perdere. Non lo so, non posso andare qua. Ok. Non so dove sto. Prateria di Sinaro. Siamo tornati. Madonna, quanto cazzo ci stiamo allontanando. C'è di buono che a Racina ci si può tornare col viaggio rapido. Credo che sia l'unica cosa che si debba fare. Forse sì, perché l'altro gameplay ci eravamo proprio bloccati fino a che non abbiamo detto vabbè facciamo quest'altra e si è sbloccato qualcosa. Quindi sì, sospetto che gli sviluppatori abbiano fatto un open world tunnel. No, la zingara. La zingara. Vabbè. Comunque Baldo si gioca solo di giorno, io qua ci devo tornare di notte. Capito? C'è una zingara. Come si fa? Io devi andare da Moiro, ma ci devi andare di notte. Quindi non so come si fa. No! Però non c'è il ciclo. Esatto, quindi non abbiamo capito. Devi fare. O magari ti danno una canzone che fa diventare notte quando la suona. Vabbè, ma senti, se le canzoni mi fanno fare gli screenshot, se permetti. Ma prima o poi arriverà quella che ti fa diventare notte. E magari di notte fioriscono dei fiori, delle cose. Escono delle creature, tutto magico, tutto da esplorare di nuovo, da capo, tutto il mondo. Ma con lo scuro, non vedi? Paolo, io mi aspetto tante cose dai giochi, ma non vedi, da qua non ci si può andare. Però a Racina sì. Qua posso andare. Ah, Valle. Yugaturi? Yugaturi dove sta? Sopra. Sì, puoi andare a Yugaturi. E che ci va a fare? È vicino all'obiettivo e lo approcci da un'altra parte, quindi da qui dovresti andare in basso a destra. Ah, ma quindi questa era. No, non sempre. Vai, prendi la missione, vediamo quanto siamo distanti. Polvere di rinnovamento. Un tiro di sputo. Sì, ma siamo sempre là, capito? Non so come ci si arrivi. Stiamo andando al villaggio di sto cazzo. Ora è sufficiente andare di qua. Vedi? Da questa parte è fatta.
Sì, 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 è bravo, così. Non è... Esatto, c'è la bella dei gatti fotonici qua. È fatta, tra poco vedrai arrivare la polvere di rinnovamento. Ma soprattutto, ma l'erba gatta che ho preso di nascosto, me la chiavo in culo. Comunque io dopo... Beh, però tu stai sbagliando direzione. Non sto, non sto... Ragazzi, io mi ricordo esattamente cosa devo fare. Perché c'è una cosa che c'ho buono, la memoria. Eh sì, ma non stai... è l'orientamento che ti manca in questo momento, perché quella è la direzione. Di qua vai giù, di qua vai giù. Avete visto, ragazzi, che c'ho ragione io? Ma con quale senso? Perché io ci sto a giocare, quindi so più o meno dove sto andando. Quindi andare adesso significa che vai giù? No, andare non significa niente. No, non è... Io, scordatevi, la mappa non dice menzogna. Ho capito, ma non si può andare a cazzo di cane. Cioè, ci deve essere... Ma perché ci sta? Prima non c'era. Che cosa è successo? Però c'è la mamma un po' zoccola. Comunque quando incontri questi un colpo te lo dà. Ma no, cioè andare. Li abbiamo dato? Ma hanno tolto pure il cazzo qua. Questo vi ricordi che qua ce n'erano due? Aspetta, cosa no? Fai uno screenshot? Io per un attimo ho pensato che Rocco avesse un'idea. Abbiamo pensato un po'. E giù! Ma perché? Non so dove andare, ragazzi. A questo punto fai tutto il contrario di quello che ti dice la mappa. Vai in giù a sinistra. In giù a sinistra. Vuoi vedere che la tua direzione... L'unica cosa che mi viene in mente... Vuoi vedere che Vuoi vedere che la direzione della freccia nella mappa non è la tua direzione, ma è l'orientamento di quella porzione di mappa? Tu non hai visto che è sparito il peperoncino? Forse è andato sull'acqua. Dove cazzo ha sparato? Vuoi che ha sparato qua, no? Ho perso il peperoncino. Beh... Facciamocene una ragione, non è... Non è certo se, la polvere di rinnovamento. Se tocca l'acqua, le cose che toccano l'acqua scompaiono. Vabbè, un piccolo problemino strutturale. No, qua ci sono già passato, non ricordo sto pezzo. Qual è stato l'obiettivo? È relativamente vicino in realtà. È molto vicino, però... Io quasi lo tocco, capito? Però ti verrebbe voglia di fare così. Ma secondo me non funziona così, perché prima Nicola è andato da un'altra parte e si è ritrovato più vicino. Quindi io credo che la freccetta di Baldo indichi l'orientamento della porzione di mappa e non l'orientamento di Baldo. Per un qualche assurdo motivo, perché bisogna essere di un sadismo. Di là, di là, e di là, di là. Sì, ma non stiamo sul punto, capito? Però ti fa così. Io l'unica cosa che mi viene da pensare è che si passi da su. Ma è... sì, ma è atroce, cioè... andare qua, passare di qua e andare da su. È l'unica, Un attimo, ci stanno i confini. Sì, so cosa c'è il confine. E quindi... No, e quindi che facciamo? Quindi non ci puoi arrivare, quello che hai detto, con questo assolutamente di confine. È vero, la ragione libera, solo da su. Cioè, proprio tutto disegnato. No, non credo che... Allora, rimetti la... Vado qua. Al villaggio di Buffy. Dobbiamo andare, dobbiamo fare questo tentativo. Ci sei qui, però... Ma no. Sì, sì, non sì. C'è. Pezzo magico. No, il dio Babbuele. Ma se... Ah, vogliamo andare a... Oh... Non è un gameplay di Baldo se non c'è una... Dobbiamo andare a comprare un peperone, vestito. Mi sa, no? Ti sta prendendo, Rocco? Per il culo ti sta prendendo sto gioco. Non è peperoncino. Quella attenzione di Nicola che cammina sui bordi è... tanta roba. Ok, ho risolto. Okay. Ragazzi, con me non si scherza. No, ma qui questa zona è proprio bella. Guarda che belle le foglie che fanno tutto un lavoro sul terreno.
i lupi, lupi. Lupi. Basta. Non mi tirano. C'è pure la. Ah, quello è il pietrone. Quel pezzo Quante di merda Zelda? Senza Dio. Questo è indistruttibile, sparacazzi che ti strafottono. Ah, è vero, non moriva quello. No. La morte dei lupi è sempre tanta roba. Ok. Ah, oh, qui finisce la mappa. Sì. Ma in realtà c'è. Io non so come si fa a fare questo. Ma io credo che si abbasserebbe comunque. No, quelle frecce forse c'ha ragione. Oh, qui. Guarda se l'obiettivo. No, mi fa tornare. No, è no, i lupi, guarda, sono tremendi, enormi e sgraziati. Che disgraziati. Ok, bravo. Ma mi fa tornare. Qui non ci siamo mai stati allora. No, ci siamo stati. E com'è che ci sono ancora i buchi da. Si riempiono di nuovo. Si riempiono un tot, questa cosa non immaginavo però. Ok, di qua. Ok, siamo. La mappa ci ha pure direzionato in maniera giusta. Il che significa che siamo in direzione sbagliata, credo. No, sono più giù, adesso sento. È brutto effetto fa sta cosa. È vero? Ma questo non l'ho acceso. Ma io mi ricordo che c'eravamo arrivati qua, pa. Vabbè, accendilo. Quindi mo sulla mappa dovresti avere anche questo come punto di viaggio, giusto? Sì. Vai, vai. Segui il sentiero. Grazie a me. Siamo pochi minuti. Il Bobbo! Aspetta, forse ci siamo. Il Bobbo indicherà sicuramente la foresta dei Bobbit. Se non ti avessi preso senza cazzo. Sei sempre lì, è incredibile. No, aspetta, però non siamo più da vicino, siamo da un'altra parte. Siamo nei Bob, vedi quanti Bob. Però perché la mappa è così puttana da farci vedere sempre che siamo altrove? Ci stanno i confini, Mario. Sì, vedi, ci siamo vicini ai Bobbit. Quindi se non supera il confine lui ci dirà sempre che siamo a Castel Petroso? Esatto. Cioè, è come se adesso diciamo, stiamo andando il villaggio dove stavamo prima, sì. Ci siamo. Bosco dei Bobbit. Sì! Sì! Okay. Fermi. C'è una cutscene. Dopo la cutscene blocchiamo e poi andiamo avanti nel prossimo gameplay. C'è il viaggiatore, quello devo comprare tutte le mappe che posso. Guarda che bello. Guarda, qua. Spendi tutti i soldi che hai di mappe. Tutto. Sì. Perché le mappe sono inutili, in effetti. Ragazzi, siamo arrivati al villaggio dei Bobo e noi ci vediamo al prossimo gameplay sempre qui con Baldo. Babbi. E le sue mirabolanti avventure dal letto di ospedale. Alla prossima. No.